Sono esausta, Mario, non ce la faccio più. Ho vagato tutto il giorno per le strade. Sono passata davanti ai caffè del centro, al negozio di tuo zio e al cinema Odeon, ricordi? Dove abbiamo consumato il nostro amore. La nostra Torino non esiste più. Ho la nausea e vivo col senso di colpa. La cultura ci tiene aggrappati alla vita, dà un senso alla nostra esistenza, ma da quando Bottai ha cancellato dalle scuole pubbliche tutte le tracce di ebraismo, sento l'oblio di fianco a me, la fine di tutto. Autori, cantanti, attori, registi, concertisti sono stati espulsi dai teatri, dai cinema, dalla radio. Lo sai, vero? Gli editori hanno cessato di pubblicare libri di autori ebrei. I pittori e gli scultori non possono più allestire mostre. Ma che Italia è questa? Abbiamo partecipato anche noi, Mario, alla costruzione di questo paese. Tuo fratello, dopo essere stato licenziato con un'indennità ridicola, è caduto in depressione. Il tribunale era la sua casa, in fondo, non ne poteva stare lontano. La nostra piccola Maria, invece, non va più a scuola da un po', ma non ho avuto nemmeno il coraggio di spiegarle il motivo. Che vigliacca. Io sono sola qui. A poco, per vivere, sto esaurendo il capitale della famiglia. Probabilmente a New York molte notizie non ti arriveranno, ma qui il futuro è fosco. Il mese scorso a Ferrara i fascisti hanno devastato la sinagoga. Pochi giorni fa per le vie di Torino sono stati incollati diversi manifesti. Non ci potrai credere. C'eravamo tutti, Mario, tutti. I nomi di Artom, Segre, Modigliani, Terracini. E poi c'era anche il nostro cognome. Mi è caduto il mondo addosso. Non capisco più niente, non so più chi sono, che cosa ho fatto in questi anni, in che ideali ho creduto. Fuori piove ancora. Ho camminato un giorno intero sotto la pioggia, da sola, in cerca dei miei fantasmi. La pioggia mi riconcilia con la vita, Mario, quella che ci toglieranno a breve, forse. Mi sembra tutto molto chiaro ora. Sempre sui manifesti ho letto, non ai campi di concentramento, ma al muro con i lanciafiamme. O italiani al motto vincere uniamo il motto morte all'ebreo. Il fotografo Ottolenghi è stato aggredito e ferito in un caffè. Sono ore tristi questi. Non so cosa fare, dove andare, fuggire, convertirmi, farla finita. L'unico motivo per andare avanti sono gli occhi di nostra figlia, tanto simili ai tuoi e alla pioggia. Dammi la forza per andare avanti, Mario, da lassù, dai cieli americani. So che ci stai guardando. Sono un po' indifferente a tutto in questo periodo. Speriamo che la situazione migliori. A presto.